Io mi sento male, raga, io non ce la faccio più. No, così non si può. Stiamo appena alla quinta giornata, ragazzi miei. Ma voi vi rendete conto di quello che è successo oggi in una singola partita? Di tutto quello che abbiamo visto. Poi dice che uno stira prima del tempo. No, vabbè, ragazzi. Io non ce la, ve lo giuro, raga, io non ce la posso fare. Ciao, ragazzi, ben ritrovati. Salutiamo subito perché c'è tantissimo di cui parlare. Ok, se c'è una cosa che abbiamo capito noi, ma penso lo abbiano capito tutti i tifosi da Roma, è che prima de vedesse una partita della S Roma, tocca munisse di defibrillatore. Nel nostro caso due. Aggiungerei pure un bel pacco di mutande. No, ma pure 4-5 paia di mutande. Un bel pacco, quindi. Un pacco, 5 pacchi. 5 pacchi con 10.000 paia di mutande. Mamma mia, ragazzi. Allora, prima di continuare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Fate la stessa cosa anche sul nostro secondo canale YouTube. Se cliccate qui trovate tutto e dopo ci trovate in diretta su Calcio Totale, la piattaforma viola, trovate il link in descrizione. Per discutere più nel dettaglio di questa partita e di tutto quello che è successo. Perché è veramente successo di tutto, ragazzi. Ci abbiamo tra tantissima cazzate, carne al fuoco. Sì, cazzate da una parte e dall'altra. Sì, ma soprattutto cazzate nostre. Mezzo, cazzate esatto. Nostre che regalammo praticamente due gol all'inizio del primo e del secondo tempo. Per nostre disattenzioni, ragazzi. Non tanto il secondo, ma soprattutto allora, il primo. Quella è una grave disattenzione. Il primo gol di Ibrahimovic è una grave disattenzione della difesa della Roma, perché praticamente lascia Ibrahimovic da solo davanti al portiere, libero di praticamente stoppare la palla e andare in porta. Con lo stop falla cadere in rete, praticamente. Esattamente. E già comincia male la partita, perché uno tutto si aspettava tranne che un avvio del genere. Due minuti. Da parte nostra. Dopo due minuti. E va bene. E invece poi arriva il pareggio. Piano piano, comunque, devo dire che la Roma, noi allora, solitamente siamo una Roma squadra che complesso. Si intimorisce a livello mentale, a livello psicologico. La Roma invece... nel complesso invece stasera non ha fatto una brutta gara, anzi. No, anzi, no, anzi. Anche se qualche elemento non è che ha reso come ci aspettavamo, Ha fatto male. A quello, ai singoli magari ci arriviamo dopo, con calma. Dicevo del pareggio della Roma che arriva sul calcio d'angolo. Lì però c'è stato un errore di Tatarusanu che praticamente smanaccia a vuoto. Meno male che ha fatto quell'errore. Lascia libero ed in Dzeko di colpire di testa e di buttarla dentro. E meno male che c'aveva uno come Dzeko. Un errore da una parte e un errore dall'altra. E ok. Il primo tempo diciamo che si avvia più o meno su una strada abbastanza equilibrata. Sì. Forse ti dico ai punti. Leggermente più il Milan. Bravissimo. Leggermente. E forse nel complesso della partita. Sono d'accordo. Poi andiamo però al secondo tempo, perché dopo 10 secondi Leao stava in area un'altra volta, quindi la Roma già rischiava di nuovo di prendere gol. E invece dopo altri 60 secondi più o meno la palla è di nuovo in rete, perché al 47esimo Selmeker, chiamatelo come vi pare, io chiamo così, la palla dentro. Stato, vabbè, là è stata, stata una la bravura di Leao che ha saltato due giocatori, è stato intelligente, non l'ha messa più verso il portiere ma l'ha messa indietro, perché l'avesse messa o l'avrebbe presa al portiere o l'avrebbe spazzata un difensore. No invece cioè messa, ha servito un cioccolatino a Selmeker, che ragazzi sul primo palo l'ha dovuto solo appoggiare di piattone con la giusta potenza. Mirante non ha potuto assolutamente nulla. Diciamo che c'è stata una fase della partita in cui ho visto meglio il Milan anche nel secondo tempo. Sì. Ma noi comunque eravamo sempre vivi, ci provavamo. C'eravamo sempre, esatto. Sempre con la cattiveria. Non ci siamo schiacciati per 90 minuti. Abbiamo anche, cioè, un pugile che piglia i cazzotti, ma comunque che quando può i cazzotti li tira pure. Quindi, bene o male, abbiamo barcollato. Abbiamo barcollato parecchio, però. Sì. Cioè, come sì, dicevo prima, sì, ai sì. punti sempre meglio il Milan. Poi dal 70esimo all'80esimo, dopo una fase di studio un po' così, hanno trasformato una bellissima partita, errori a parte, però comunque nel gioco, viva, esatto, piena d'occasione. Una merda di partita con una marea di errori arbitrali, 10 minuti ragazzi. Di vuoto totale da parte degli arbitri, perché in quel momento proprio c'è stato il nulla. Regalano un rigore prima alla Roma che trasforma Veretout. Praticamente avevano visto il fallo di Bennacer, che invece era al contrario, era Pedro che calciava Bennacer che aveva ripreso palla. C'era da un'angolazione che forse poteva sembrare. C'eravamo un pochino cascati. All'inizio no, io ho detto non è rigore. Da un'angolazione ho detto forse potrebbe essere. Poi riguardando la regà, Pestone non era assolutamente calcio di rigore. Veretout che lo trasforma. Ma aspetta. Vabbè, te lo dico dopo, tanto vale pure per quello dopo. E infatti ecco, c'è stava arrivando. Poi dopo 10 minuti, calcio di rigore contro la Roma, praticamente Mancini in area ha controbilanciato, cioè ha detto regalamoglielo pure a loro, perché si era reso conto della cazzata che ha fatto probabilmente. Calcia il nulla, arriva Calhanoglu a contatto, tra virgolette, calcio di rigore, che non c'era anche questo.
trasformato da Zlatan Ibrahimovic. Quindi in questo caso vengono bilanciati da una parte e dall'altra. Ma la VAR. E infatti perché non è intervenuta e non ha detto alla... Io, raga, allora, l'ho letto 5.000 volte il regolamento, ma tanto più lo leggo e più poi quando lo applicano, una volta lo applicano in un modo, una volta lo applicano in un altro, non so. Io non lo capisco. Io non ho capito perché. Non lo poteva, almeno andasse a riguardare l'arbitro a dirgli... Non era chiaro ed evidente errore? No, per due volte? So. Perché di solito è così. Io non l'ho capito, sinceramente. Invece, andando a riguardare. Vattene a riguardare entrambe. Ma andando a rivedere i play, erano chiari ed evidenti errori. Cioè, quindi poi la cosa bella è che dalla VAR, dalla sala VAR, hanno confermato gli ok per il rigore della Roma prima e del Milan. Sì, hanno fatto il check. Hanno fatto il check, ragazzi. Che sinceramente. Veramente un qualcosa capito. Di pazzesco. Comunque, vabbè, un errore da una parte, un errore dall'altra, tutte e due trasformano. Poi è arrivato sto cazzo di 3-2. Arriva il 3-2. Il 3 pari, scusate. Della Roma ancora su calcio d'angolo. Il 3-2 ovviamente è il calcio del rigore, ragazzi. Esatto, 3-2 dei talmente Braille. Talmente agitato, talmente è che manco mi ricordo quello che ho visto. E poi invece arriva il 3 pari della Roma, sempre su calcio mamma d'angolo. Mia, la liscia un pochino Zlatan Ibrahimovic. No, la tocca un minimo, l'ha toccata. Che fa praticamente l'assist. Stanno a fare del gol di Kumbulla. Mamma mia. Kumbulla, mamma mia sto regà, mamma mia sto Kumbulla, regà, mamma mia sto Kumbulla, secondo gol consecutivo. Ma piano piano si sta prendendo in mano la Roma. Abbiamo fatto un investimento importante che si sta rivelando tale non solo a livello difensivo, ma anche per quando serve una spizzata. Esatto. Voglio dire una cosa. Anche se non ha fatto una buona partita nel complesso, secondo me. Ha fatto più di qualche errore. C'è stato di peggio. Difese ballerine, lo ha so. Ha fatto però... più di qualche errore. Però sì, vabbè, però dai. Per quanto possa aver fatto errore, sì, alla fine si è fatto assolutamente perdonare. La partita, certo, sì, dai, te l'ha fatta parecchio. Una volta Pellegrini su calcio d'angolo, un bel calcio d'angolo battuto bene. Lascia stare l'errore di Dataruciano, non me ne frega un cazzo. Però comunque era battuto bene, imparagonabile come batteva i calci d'angolo Çalhanoğlu. Cioè io ogni volta che ogni vedo volta batte che batte d'angolo. Il calcio d'angolo, un calcio di punizione, ragazzi, era veramente una smerdata. Ma che aperto, calciatore è? Mi hai aperto. No, volevo fare proprio questa considerazione e poi chiudere il video perché forse ci dilunghiamo anche troppo. C'ho l'ansia, mi è salita l'ansia. Il Milan ci ha avuto tre chiare occasioni da gol, oltre ai tre gol che ha fatto da calcio d'angolo. Sì, battuti sì. Tutti da Çalhanoğlu, ha preso un palo che praticamente ha preso Kier, poi una parata di Mirante all'ultimo che l'ha levata praticamente da dentro, sì, la porta, sì. E un calcio d'angolo, se non mi ricordo male, sempre da Çalhanoğlu, dritto in porta. Che per poco Mirante ci ha messo le mani. No, cioè, era quello? Sì, era no, quello che Mirante ci ha messo le mani. Quello è il secondo colpo. Ah, è il secondo. L'ultimo era proprio quello diretto. Sono agitato, non stavo a sentire. Era proprio quello diretto. In iperventilazione sono andato. Comunque, ragazzi, al di là di questo, ripeto: Milan, che secondo me i punti poteva meritare la vittoria. Solo che alla fine, ragazzi, esce un pareggio. Milan che va primo a 13 punti da solo. Che resta primo. Che resta 13 punti. Primo. Noi ci prendiamo un punto, regà. E andiamo ad 8 punti insieme al Verona. Cioè, fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi i due calci di rigore erano da annullare o erano da convalidare? Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i nostri canali. Cliccate, attivate le campanelle, profili social, Instagram compreso, tutto in descrizione e contenuti consigliati. Stanotte non dormo. È da smaltire. Mamma mia. Domani live reaction 14:35.